Siamo lodati Gesù e Maria. Focalizziamo l'attenzione, fratelli e sorelle carissimi, su questa bellissima pagina del Vangelo che già ho avuto modo di commentare nelle omelie precedenti e come sempre nell'ultima omelia domenicale facciamo prima un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Allora, ieri sera abbiamo focalizzato l'attenzione su un aspetto, ecco, che anzitutto Gesù, in quella che era la sua giornata tipo descritta nella pagina di oggi, vediamo che le parti più importanti non le dedica tanto alle guarigioni, la febbre della suocera di Simone, i malati o a cacciare i diavoli, gli indemoniati, ma ci dice il Vangelo di Marco che Gesù si alzava prestissimo la mattina e stava lungo tempo in preghiera. Quello che la Chiesa ci ha raccomandato fin dai tempi del Catechismo, cari ragazzi anche qui presenti, l'importanza della preghiera del mattino, la primizia della giornata offerta al Signore, no? Poi dedica tempo alla predicazione, troviamo Gesù nella sinagoga all'inizio della pagina del Vangelo e Gesù che al termine del Vangelo dice non posso rimanere, devo andare a predicare anche altrove, tutti devono entrare in contatto col Vangelo. E certamente poi Gesù guarisce anche tanti malati, non tutti, e caccia tanti diavoli, ecco, argomento tipico del Vangelo di Marco. Ora con voi vorrei fare un focus, quindi una concentrazione dell'attenzione sulla prima parte del Vangelo, l'episodio molto significativo della guarigione della suocera di Simone, suocera di Pietro, dalla febbre. Parliamo un pochino della febbre, argomento di stretta attualità, giusto? Se abbiamo 37 e mezzo di febbre adesso siamo tutti morti, tutti tamponati e tutti quanti analizzati e vivisezionati. Che cos'è la febbre? Vediamo un po'. La febbre è una malattia a sé stante, sì o no? O è la spia di qualche altra cosa? È una spia, no? La febbre, la temperatura nostra sale quando noi stiamo male, quindi quando ci viene la febbre dobbiamo andare a capire che ci sta sotto, perché che succede? Se con la febbre ti prendi la tachipirina, che succede? La febbre scende. È finito l'effetto della tachipirina? La febbre risale. Scende. Si cura la febbre con la tachipirina? No, la tachipirina aiuta, ma non è la cura. Quando uno c'ha la febbre, sapete, oggi che succede? Molti che hanno la febbre, tampone, positivo, quarantena, se ti va peggio ospedale, se Dio non voglia ti va peggio ancora, sappiamo bene che fine possiamo fare. La febbre è anche sintomo, ti è venuta la tonsillite, ti è venuta la faringite, ti è venuta la bronchite, ti è venuta la polmonite. Purtroppo a volte la febbre è sintomo anche di mali ben più gravi, io ricordo ricordi di giovinezza, quando il mio amico Francesco gli venne il tumore, i primi giorni c'era la febbre e a voglia tachipirina e questa febbre non scendeva, alla fine l'hanno portato all'ospedale, gli hanno diagnosticato il tumore appunto perché questa febbre non scendeva mai e c'aveva il linfoma leucemico, insomma, non era semplicemente la febbre. Allora, secondo noi Gesù gli ha dato l'aspirina alla suocera di Simone o l'ha proprio, gli ha fatto proprio un reset, l'ha proprio guarita non solo dalla febbre ma anche dal male che stava sotto la febbre? Che ha fatto Gesù secondo voi? Che fa Gesù? Gesù ci dà le tachipirine? No, Gesù non ci dà le tachipirine, Gesù ci dà le terapie perfettissime, ci rimette in piedi. Quindi questo episodio ci dice una cosa molto importante. Sapete che la febbre è la spia di tutte quante le malattie fisiche che ci possono venire. Ma ci sono anche le malattie interiori, le malattie spirituali, quelle che oggi fanno addannare gli psicologi e gli psichiatri, il mal di vivere, tipico del nostro tempo, no? Che poi si manifesta nella tristezza, nella noia, nella depressione lieve, media o acuta, grave, no? Una persona che è proprio stanca di vivere, che non c'ha nessun senso. Allora, secondo noi, Gesù ci può fare qualcosa oppure no? Sì o no? Perché questa è una provocazione del Vangelo di oggi. Noi pensiamo che la gente di oggi creda che Gesù abbia potere su tutte le febbri?
fisiche o morali. Questo non significa stare attenti, capite bene, che non bisogna andare dai medici e che uno si metta a fare il matto e capite, non sto dicendo questo, ecco, ma a fianco alle doverose cure mediche e anche in certi casi psicologiche che sono necessarie, chi è che però può andare a togliere a fondo tutte quante le cause dei nostri mali? È Gesù. Sapete la spia che ci dà il Vangelo qual è? Dice: si avvicina e la fece alzare. In ebraico, cum. Sapete, alzare in ebraico, il verbo cum, significa anche un'altra cosa. Sapete cosa? Risorgere. La risurrezione. Quindi Gesù sta dicendo: io le sto trasmettendo un bene che otterrò pienamente con la risurrezione. La risurrezione di Gesù, voi sapete, una volta che Gesù è risorto dai morti, poi è morto di morte naturale Gesù? Oppure, come dice San Paolo, Cristo risuscitato dai morti non muore più. Qual è la differenza tra la risurrezione di Gesù e la risurrezione più strepitosa che ha fatto? La risurrezione di Lazzaro. Qual è la grande differenza? Che Lazzaro è stato risuscitato sì da Gesù, ma poi è morto oppure non è morto Lazzaro? Sì, morto. Dicono che sia morto martire qualcuno, insomma. Ma sapete che il Papa ha fatto una cosa bellissima, c'è una grande notizia questa settimana. Ha accorpato insieme, dal prossimo 29 luglio, la festa dei tre grandi fratelli, Marta, Maria e Lazzaro, festeggiati tutti insieme il 29. Quindi Maria Maddalena, Marta e Lazzaro, questa è una bellissima notizia, io ho fatto uno zompo dalla gioia quando l'ho saputo. Chiusa parentesi. Quindi la risurrezione, quindi sei rialzato, è una vita nuova. Lazzaro è morto, ma Gesù risorto dai morti non muore più. Se entri in contatto con Gesù, non ti scende soltanto la febbre. La tua vita rinasce, risorge. E qual è l'altra spia fondamentale del Vangelo? Si avvicinò, la fece alzare, bellissimo in ebraico c'è un verbo, c'è una coniugazione verbale che è di fille, che è il causativo, quindi Dio che è la causa della tua risurrezione, bellissimo, la prende per mano, la febbre la lascia e con la febbre tutto ciò che la febbre significa, e della lì serviva. Comincia a servire sia Gesù che gli altri. Quindi quando si esce bene da una malattia ci deve essere una guarigione totale e un cambio di vita, cioè prima non servivo Gesù perché manco lo conoscevo, adesso sì. Prima non ero capace di servizio e di amore operoso nei confronti del prossimo, adesso sì. Allora, proviamo un attimo e chiudo, fine dell'omelia, perché c'è già abbastanza da riflettere, però soltanto uno spunto di riflessione, riprendendo ancora una sollecitazione che viene dal Papa. Allora, parliamo della pandemia, mo è quasi un anno, facciamo la prima candelina, tra poco scocca la prima candelina. Che vogliamo fare? Qual è il grande pericolo che noi corriamo adesso? Cosa ci aspettiamo? Cioè, tutti quanti, è comprensibile, pure io, desideriamo tornare ad una certa famosa normalità, d'accordo? Questo è normale che ci sia, guai a noi se non ci fosse. Ma attenzione, finita la pandemia, facciamo tutto come prima? Cosa ha detto Papa Francesco? Mi raccomando, facciamo in modo che alla fine di tutto lo facciamo che non cambia niente, ricominciamo esattamente a campare come prima. Perché il mondo di oggi è malato di una grande malattia. La grande malattia è pensare di poter fare a meno di Dio, farmi una vita come se Dio non ci fosse. Una esperienza come questa, dolorosa, ti mette con le spalle al muro, con la bocca nella polvere. Tu capisci che dall'oggi al domani la vita ti può cambiare. Non
c'hai quel senso, come dire, di un male più grande che non sai bene come combattere, che ti sovrasta e che ti può liberare da questo profondamente solo qualcuno che è più grande di te. Questa percezione poi deve rimanere, perché la fine della pandemia non sarà tornare tutto come prima, perché sennò non è servita a niente. Dovrà essere un ritorno, ma non così com'era, un ritorno trasformato, un ritorno rinnovato, altrimenti tutto questo è stato invano. Cioè Gesù non ci dà, come dire, eccoci, toglieci questa cosa, se ti tolgo questa cosa e poi che ricominci a fare come prima, allora, cioè, passa la pandemia, ma non ti passa il male della vita, non ti passano i problemi più profondi, più esistenziali, quelli te li tieni e te li tieni raddoppiati. Quindi, capite, le permissioni per cui Dio anche permette delle cose molto molto forti sono anche per farci riflettere un po'. Dicevo proprio nella messa di ieri sera che più di qualcuno mi è venuto a dire che paradossalmente proprio questo tempo così difficile ha costituito un'occasione di crescita umana e spirituale, anche nella fede, perché è stato un tempo di riflessione, di interiorizzazione, di trasformazione interiore. Ecco, questo è il modo con cui anche le circostanze dolorose vengono santificate con l'aiuto della grazia di Dio, ed è il motivo per cui nostro Signore le permette. Gesù ci libera da tutti i mali, come diciamo prima della comunione, ma per renderci nuovi. Come fa a liberarci? I metodi sono sempre gli stessi, ce l'abbiamo qui. Quindi mettiamoci sempre in condizione i sacramenti, la penitenza e l'Eucaristia. Cioè, voi sapete che per farsi la comunione bisogna stare in grazia di Dio e prepararsi bene, ma la Chiesa raccomanda di avere un contatto con Gesù, perché con la comunione io ho Gesù nel cuore. Quindi fare sempre in modo di poter essere pronti quando stiamo alla Santa Messa a ricevere la Santa Comunione. È vero che se io non sto in grazia di Dio e non mi sono confessato devo astenermi, ma è anche vero che nel cuore deve esserci un desiderio grande. Che ci vuole? Ti fai una bella confessione e ti fai una bella comunione dove a Gesù gli presenti tutti i tuoi mali e lui è proprio presente con la sua forza diretta dentro la tua anima. Santa Teresa diceva: impara a valorizzare i momenti dopo la comunione, parla con Gesù, chiedigli tutto quello che vuoi, chiedigli che ti guarisca, amalo, lodalo, benedicilo e vedrai come la tua vita con questo contatto fecondo con l'Eucaristia si trasformerà. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a comprendere bene queste cose e a saper andare da Gesù per essere guariti da tutti i nostri mali. Siamo lodati Gesù e Maria.